Ora, la cosa che bisogna stabilire è questa. Io penso che il fatto che non venga fuori, perché attraverso i verbali della CAN, secondo me si dovrebbe risalire facilmente, oppure, siccome tra l'altro c'è una cosa che deve essere fatta, cioè la ricerca, secondo me, più facile di questo mondo, deve essere fatta col notaio, perché il notaio, che tra l'altro... Siamo a 3 giorni, Luigi Ferraiolo, da me interpretato oggi. Ragazzi, magari non scriveva... Una persona che è subentrata 2 anni dopo, quindi diciamo... Scusate, quello che dico io... Anzi, che già all'epoca diceva non dovremmo mettere le mani in quelle cose qui, perché... Sì, ecco, voi escludete che il notaio cercando... scrivesse, appuntasse, anche capito, certo. Che mi chiamano... No, voi escludete, sto dicendo, no, appunto, che il notaio appunti anche il nome del giornalista. Ci deve essere un verbale per forza, perché no, magari non ha poi diceva, vieni tu, però lo scrivi, se sei il notaio lo scrivi, sono d'accordo con te. Vieni tu, sono d'accordo con te, è incredibile che non si sappia. Assolutamente, per cui secondo me, consultando i verbali del notaio... Tu l'hai fatto, scusa, lo sai come funzionava? Faceva un verbale, il notaio... questo però succede sostanzialmente. Quello che io fatico a capire della nostra categoria. Esatto. È questo. Perché non chiarisco. Cioè, c'è un'accusa così infamante. Un'accusa sulla quale noi dobbiamo essere, come dire, nei confronti di noi stessi estremamente, credo, poi lo dico anche alla presenza di 2 avvocati, come l'avvocato Anoboldi e Mario Rielpo, estremamente rigorosi. Di fronte a un'accusa di questo genere, quando una testata giornalistica sportiva, cito noi, ma sicuramente altre testate si sono mosse, non tutte, devo dire, non tutte, ci sono dei silenzi assordanti in questa vicenda. Cerca di capire con la propria categoria cosa è successo, il presidente dell'USSI all'epoca dice io non ho niente da dire. Capisci che chi è, chi non è? Proviamo a chiedere, dice ma forse era Morabito presidente dell'USSI Toscana, parliamo con Morabito, il quale dice sì però io sono all'estero, non mi ricordo se sono stato io. Ci dice parliamo con l'ex designatore Bergamo, chi era in quella famosa partita? Per caso lei se lo ricorda, era Bianchi, chiamiamo Riccardo Bianchi della provincia di Como, che vedete nella fotografia, e Bianchi dice, sì dovevo farlo io all'ultimo momento, mi hanno detto però che, però se volete intervengo, adesso suona libero e non risponde Riccardo Bianchi. C'è proprio farsopoli forse. No, io non voglio usare nessun tipo di aggettivo, però, dico solo però, c'è qualcosa che di strano. Effettivamente, non so se è strano o non è strano, infatti. Ma quando il presidente dell'USSI subentrato, cioè Luigi Ferraiolo, fa un comunicato ufficiale di questo genere dicendo... Signori, ha sbagliato la nostra associazione a prestarsi a questo tipo di sorteggio e bisogna fare chiarezza. Partiamo dal presupposto che siano tutti assolutamente estranei, però vorremmo capire chi è che ha estratto quella pallina e sembra di andare a chiedere il terzo segreto di Fatima. Trovo tutto questo imbarazzante per la categoria. L'attendibilità di Martino, perché la diamo per scontata? Infatti io sto dicendo che vorrei che ci fosse giornalista in questione che querela Martino dicendo che è tutto falso. Ma siamo a 3 giorni, non sappiamo neanche chi è. Ma uno va sotto giuramento. Ma va sotto giuramento, è andato sotto giuramento anche dai carabinieri. Ha rilasciato un verbale di 4 paginette. Questa cosa qui non l'hai detta. Non è che io l'ho detta, se l'hai tenuta apposta. Ce l'ho questa cosa qui. Lui ha subito una sentenza, non l'ha mai detto. Non credino, se non quello che io non capisco del tuo ragionamento è la premessa, cioè nel senso che non io non vedo niente di scandaloso a che i gendarmi della situazione, che sono i giornalisti della categoria specializzata, quindi i giornalisti sportivi, partecipino al sorteggio. Anzi, cioè se noi attribuiamo ai giornalisti sportivi appunto questo ruolo di gendarmi, di controllo del sistema sport, calcio, e che la loro presenza in un ambiente così chiacchierato doveva assicurare, come quella del notaio, la tua provocazione. Tu sai benissimo, Mario, tu sai benissimo che i giornalisti sportivi sono una categoria come tutte le altre, quindi non sono come i carabinieri o come i notai, eccetera. Ma detto questo, che sia stata una scelta discutibile e che alla luce di quello che è successo oggi si sia rivelata una scelta sbagliata di far partecipare a turno, non si capisce in base a quale meccanismo, perché Antonello Capone dovrebbero essere orgogliosi di aver partecipato. Benissimo. E controllato. Benissimo. Siamo in una situazione di questo genere. Improvvisamente non si sa più nulla.
Cioè, sono tutti scomparsi, nessuno vuole parlare, nessuno vuole dire c'ero io, non sono stato io, e siccome apparteniamo a questa categoria, io, non tu, ma Mauro Suma, Franco Ordine, Marcello Chirico, Gianluca Rossi, Andrea Bosio, Franco Melli, gradiremmo semplicemente chiarezza. Sapere. Perché partiamo dal presupposto, forse per un malinteso senso di appartenenza alla categoria, che sia un'accusa infondata. Ma forse, scusa, Antonello Cappone era proprio con la funzione di controllare tutto ciò e di farsi garante di un sistema che funzionasse. Ma come hai detto tu, nel momento in cui si va a rendere una dichiarazione giurata, che non è davanti ai carabinieri, ma in tribunale, e uno dice... Guarda, scusa, uno ma deve querelare, ma uno, ma lascia, per io adesso non io capisco so. Che tu ti stai aggrappando, no, come l'Edera, tu dici che sei contro Calciopoli, che tu non ne vuoi sentire più parlare, che per te è chiuso, no, però esatto. Appena senti questo episodio ti aggrappi come l'Edera. Con le sentenze che ci sono state sportive. Cioè, mi stupisco, è proprio tu ti aggrappi a sta cosa. Voglio sapere perché Martino, voglio sapere perché nessuno querela Martino. Noi abbiamo invitato, Bergamo ha risposto. Noi abbiamo, Bergamo ha detto tutte balle, la difesa di Bergamo, la difesa di Moggi, ecco qui le dichiarazioni di Bergamo, Pairetto era troppo lontano dal tavolo dei sorteggi per riuscire a vedere le palline che venivano pescate al giornalista, inoltre noi non conoscevamo il nome del giornalista che sarebbe stato designato se non pochi attimi prima del sorteggio, questo lo prendiamo con un po' di beneficio sono di inventario. Un tavolo, perché, sono a un insomma, tavolo, a un metro. No, ma che lo potessero sapere un po' prima chi veniva a fare, ecco, anche perché dovevano organizzarsi, però scusami, no, dubito che venisse paracadutato. Detto questo, noi il nostro dovere lo stiamo facendo, lo continueremo a fare, non ci piace insabbiare le cose. Abbiamo dato un numero di telefono anche ad Antonello Cappone per intervenire, che sicuramente sta seguendo la trasmissione con i suoi avvocati perché ha minacciato querele contro querele, come vedete noi invece abbiamo semplicemente riportato lo stato dei fatti partendo dal presupposto che fossero tutti in buona fede, anche se l'accusa è molto grave. Il fatto che nessuno sia intervenuto su questo argomento non depone a favore della chiarezza di quanto è avvenuto, perché credo che fosse, come dice giustamente l'attuale ottimo presidente dell'UCSI, doveroso sapere, chiarire e andare fino in fondo, e noi questo ci riproponiamo di fare per una ricerca della verità almeno all'interno della nostra categoria. Scusa, e speriamo che la verità sia sono tutte balle quelle cosa, di Martino. Ma capisci che tutto si sa. Allora, Riccardo Bianchi ci dice, e adesso magari lo sentiremo, però correggimi se sbaglio. Riccardo Bianchi dice dovevo farlo io, quindi in anticipo. Poi hanno spostato la sede, non sono più andato. E qui io. Bergamo dice non conoscevamo il nome del giornalista, quando lo stesso Bergamo, stando a Riccardo Bianchi, gli ha detto guarda, non venire tu che prendiamo. Non so se gli ha detto Bergamo o Cabone o Pairetto, questo io non lo so. Ci vogliamo prendere in giro. Speriamo che Bianchi risponda. Bianchi chiama di sua iniziativa, ma dai. Due minuti.